quello che so è che dentro di me è tutto logico. Poi vi spiego. Quell'atmosfera di festa che ho dentro allo stomaco. Va che non sia un'altra vana bugia, contano su di me. E stai tranquillo che non andrò via, io sono qui per te. Allora ragazzi, vedete, quando io dico le cose, no? E le dico sempre, ripeto sempre le stesse cose, non è che le dico così, tanto per dire. Sono settimane che vi dico, guardate ragazzi, che il Bologna è quella squadra che è andata a Roma a giocare contro la Lazio e l'ha spaccata. Il Bologna è quella squadra che è andata a Bergamo a giocare contro l'Atalanta e l'ha spaccata. Il Bologna è quella squadra che ha giocato con l'Inter e gli ha dato filo da torcere, ok? Una partita finita 0-1, ma il Bologna ha dato filo da torcere all'Inter, forse è l'unica squadra a dare filo da torcere all'Inter. Il Bologna è quella squadra che 2-3 settimane fa è andata a Roma, una Roma rigenerata da De Rossi, e ha vinto, va bene? Io, quando dico le cose, le dico con sicurezza, forse perché sono all'esterno, no? Della città Bologna, allora le vedo con un occhio diverso, però quando io dico ragazzi il Bologna è forte, il Bologna è forte, ok? Il Bologna può andare a Napoli e vincere tranquillamente, ed ha vinto tranquillamente, ci ha fatto un primo tempo che non sembrava neanche che stessero sudando, io li guardavo e non li vedevo, cioè vedi i giocatori, no? Dopo mezz'ora, che dopo un'azione stanno così, no? Invece i giocatori del Bologna stavano come se ancora la partita non fosse cominciata, va bene? Ragazzi, vi avevo detto 19 punti, con questi stiamo a 13 e mancano due partite. Avrò sbagliato Monza, la partita di Monza, ma io avevo detto 19 punti e secondo me a 19 punti ci arrivo. Non arriverò a 19, arriverò a 17, va bene lo stesso, non è che voglio essere perfetto poi. Però se io dico una cosa è perché conosco la squadra, la vedo giocare, ho visto giocare il Bologna tutto l'anno tranne la prima partita, quindi so di che cosa sto parlando, va bene? Va bene? Ciao ragazzi, la analizziamo domani.